La spianata dell'Acquasola, che sovrasta Piazza Corvetto e si estende fino al Ponte Monumentale, si trova tra lo storico quartiere di Portoria e Carignano. Il termine Acquasola deriva, secondo le fonti, dalle sorgenti che in antichità scorrevano tra la folta alberatura che cresceva su questo terreno, e dal nome di una delle ninfe driadi, chiamata appunto Sola. Questa ninfa era venerata nel Bosco Sacro, che all'epoca comprendeva lo spiazzo dell'Acquasola, e scendeva giù fino a dove ora si trova il Teatro Carlo Felice. I boschi sacri erano luoghi consacrati agli dei, dove in epoca romana si innalzavano templi in onore di ninfe o di divinità silvestri. Si ha certezza dell'esistenza del bosco sacro presso l'Acquasola fino al 1458, ma già a partire dal 1320 la fisionomia della passeggiata cambia. Infatti, a causa delle minacce di Castruccio Castracani, signore di Lucca, tra il 1320 e il 1327, la cinta muraria costruita nel 1155 per difendersi dal Barbarossa venne ampliata e un tratto delle nuove mura fu fatto passare dall'Acquasola. Nel 1536, con Andrea Doria, le mura vennero rimodernate. In quell'occasione la porta dell'Acquasola venne distrutta e riedificata nel luogo dove adesso sorge il monumento a Vittorio Emanuele II in piazza Corvetto. Di lì a pochi anni il sito dell'Acquasola vide un ulteriore cambiamento. Nel 1551 iniziò la costruzione di Strada Nuova, ovvero l'attuale via Garibaldi. I detriti provenienti dalle demolizioni di case per far spazio alla nuova via furono accumulati proprio presso la spianata, che divenne una vera e propria discarica. Circa un secolo dopo, un altro evento che segnò profondamente la storia di Genova modificò nuovamente la fisionomia e il ruolo dell'Acquasola. La peste, che colpì la città nel biennio 1656-1657, uccise più di 40.000 persone, molte delle quali vennero seppellite proprio all'Acquasola, che prese la funzione di cimitero. Dimenticata questa triste funzione, presso i mucchi vennero piantati alcuni alberi che formarono un bellissimo passeggio, il quale, seppur ancora privo di un percorso regolare, divenne presto un ritrovo tranquillo. A partire dal XVII secolo, il sito dell'Acquasola si delineò come maggiore punto di incontro per la cittadinanza, per svolgere numerosi giochi come le sbiglie o le bocce. Dal XVIII secolo si tennero invece feste patriottiche e manifestazioni agonistiche nel campo sottostante alle mura, adibito al gioco del pallone, a cui parteciparono, come spettatori, anche illustri regnanti come Ferdinando di Napoli e la consorte nel 1785 e Gustavo III di Svezia nel 1784. Una romantica passeggiata che attirò nei pomeriggi della buona stagione anche molti personaggi di rinomanza e fama nella storia e nella letteratura, come Lord Byron, le cui passeggiate tra gli alberi dell'Acquasola recavano una tranquilla onda di pace, ma anche lo spirito fine di Madame de Staël. A partire dalla fine del XVIII secolo e nei primi anni del XIX secolo fu quindi necessaria un'opera di rinnovamento del sito, non soltanto per la necessità di utilizzarlo come discarica per i materiali di scarto delle nuove opere pubbliche cittadine, ma anche per rispondere alle crescenti esigenze della nuova borghesia, volte a disporre di una moderna e più ampia passeggiata pedonale carrabile. Il progetto organico per la sistemazione della passeggiata dell'Acquasola venne ideato e iniziato da Carlo Barabino, architetto civico della città, intorno all'anno 1819, ma portata a termine nel 1837 da Giovanni Battista Resasco, che prese in mano i lavori dell'Acquasola nel 1836. Ricordato però per la monumentale opera del cimitero di Staglieno, realizzato qualche anno dopo. Il disegno del Barabino divideva la pubblica passeggiata in due ampi rettangoli. Uno si prolungava verso il quartiere di Carignano e l'altro fino ai piedi della villetta di Negro.
successivamente demolito nel 1877 per far luogo a Piazza Corvetto. Nell'ultimo quarto dell'Ottocento vennero attuate ulteriori modifiche al progetto barabignano, riducendo la superficie originaria del giardino. Nella prima metà del Novecento, invece, vennero aggiunti nuovi filari di alberi e nuovi percorsi, con la superficie di calpestio in ghiaia ed eleganti lampioni a gas in ghisa. Durante i travagliati anni del XX secolo, il sito dell'Acqua Sola acquisì sempre più importanza. Mantenne la sua funzione di luogo di ritrovo e di giochi e ospitò eventi di portata internazionale, come l'esposizione della Vittoria allestita nelle aree contigue della spianata dell'Acqua Sola e della Villa Serra. Inoltre divenne luogo di importante interesse storico ed artistico grazie al decreto della soprintendenza dell'8 febbraio 1934, che riconobbe come tale il giardino dell'Acqua Sola, nella spianata omonima, sistemata parzialmente durante il secolo XVI e trasformata in pubblico giardino su disegno originario del Barabino. Durante il secondo conflitto mondiale, il giardino fu particolarmente danneggiato, tanto che, nel dopoguerra, si dovette procedere ad impegnativi lavori di ripristino, mentre lavori di profondo rinnovo vennero avanzati solo sul finire del secolo scorso. Oggi i giardini dell'Acqua Sola continuano ad essere un importante punto di ritrovo per i cittadini, non solo per passeggiare all'ombra dei secolari platani e lecci, ma anche per festival gastronomici e musicali, come Angolo di Verde e di Pace nel cuore della città, dove il caos ed il traffico sembrano essere lontani.